Allora, nel Pescara ha recuperato in extremis Salaon, che fa coppia con Fornasieri. I due terzini sono Pucino e Zampano, lo squalificato è Andrea Rossi, ovviamente Fiorillo in porta, poi c'è Torreira con Memuscià in mediana, quindi Pasquato, Bjarnason e Politano, chiaramente alle spalle di Melchiorri. Nel Perugia viene annunciato Faraoni nel 3-5-2, ma poi in realtà c'è un cambio in extremis con Fazzi che prende il posto di Faraoni. In attacco ci sono Ardemagni e Falcinelli. Questa è già la prima chance del Pescara. Dopo 8 minuti il palo di Melchiorri sulla conclusione di Pasquato, respinta da Koprivec, la conclusione a colpo sicuro di Melchiorri, posizione un po' definata, palo esterno sul tentativo di chiusura di Crescenzi. Poi punizione di Politano, sponda pizzicata di Salamon, Bjarnason è in leggero ritardo, ma è un Pescara che ha il controllo totale della partita. Perugia costretto sulla difensiva più per merito del Pescara che per propri demeriti, perché Campone voleva chiudere subito la partita. Qui gran numero di Melchiorri che va in Veronica e poi spara alto con il sinistro. Si va nella ripresa e il Perugia passa in vantaggio in via immeritata. Gol Daniga di testa con una piccola deviazione anche di Zampano, forse importante per spiazzare Fiorillo, ma come vediamo è in fuorigioco gol Daniga, ma rivedremo l'episodio a fine highlights, ci fermeremo proprio al momento della punizione per verificare l'offside di gol Daniga, che era andato in gol, sempre in fuorigioco anche nella gara di campionato finita 2-2. Poi sempre da palla inattiva, sempre gol Daniga, va vicino al raddoppio, ma il Pescara reagisce. Nel frattempo Oddo ha messo Brugman al posto di Memuscià e Brugman dà il là all'azione che porta al pareggio. Politano tira con il destro che non è il suo piede, il tiro non sembra irresistibile, ma Koprivec si fa sorprendere sul suo palo. Poi Politano chiede scusa ai suoi ex tifosi andando sotto la curva del Perugia e mostrando le mani. Non esulta dunque Matteo Politano, ma è 1-1. Poi un'altra chance per il Pescara dopo l'azione di Melchiorri, Bjarnason alle spalle di Fazzi non riesce a trovare lo specchio della porta. Il Pescara però insiste, vuole vincere subito prima dei supplementari. Palla in mezzo, una correzione di testa e c'è la parata di Koprivec, e qui siamo all'azione del rigore, la sponda di Melchiorri, arriva Politano, intervento di Fossati da dietro, calcio di rigore, c'è il giallo in questa forbice di Fossati, potevano esserci le estreme anche del cartellino rosso. Va Bjarnason dagli 11 metri, palla sotto la traversa, nulla da fare per Koprivec. Era uscito Memuscià, che è il rigorista del Pescara, tira l'islandese e segna il suo 11° gol in stagione, il primo su rigore, una botta sotto la traversa. Campone corre ai ripari, dentro Fabinho, un giocatore di promozione offensiva al posto di un difensore, Giacomazzi. Fabinho si presenta così, gran numero, un sinistro dalla lunga distanza, palla che sfiora l'incrocio e Fiorillo forse nulla avrebbe potuto, ma è l'unica vera palla gol costruita dal Perugia al di là del gol segnato in fuorigioco da gol Daniga. Poi nel finale c'è normale sofferenza, ma al di là di qualche mischia nessun altro pericolo. Uscirà anche Salamon per un problema, per una contusione al capo, ed entrerà al suo posto Zuparic. Nei minuti finali ancora una respinta di Fiorillo su un cross dalla destra, ma come detto non ci saranno vere e proprie palle gol, qualche mischietta ma niente più, e il Pescara va in semifinale, passa 2-1 al Curi.